Allora Fabio, siamo qua al Big Pot, giusto per iniziare il tavolo finale di questa terza edizione. Sei particolarmente coinvolto perché in quanto presidente di The Champions di Genova abbiamo due tuoi, come si dice, cavallini ancora in corsa e anche che hanno giocato abbastanza bene oggi. Come li vedi e se ce li vuoi presentare? Sì, sì, sono bravi. Uno si chiama Salvatore Cama, che è uno che bene o male oramai è già abituato a questi palcoscenici, è arrivato secondo al Mini PT. E un altro invece uno outsider che sarebbe Giuseppe, sarebbe Beppe Longo, quel ragazzo giovane, piccolo. Bene o male, infatti, anche per noi è stata una cosa abbastanza strana, anche perché al tavolo in fondo c'erano arrivati in 6 o 7, bene o male, al dei 2. Poi sono usciti piano piano tutti quelli che pensavamo che potessero andare avanti, invece Beppe è stato veramente una cosa incredibile. Tra l'altro mi sembra che sia anche messo bene, ora non so di preciso quanto è, però questo mi conferma il fatto che a forza di giocare tutte le sere, perché loro sono giocatori che al circolo tutte le sere sono spesso presenti, però questo conferma il fatto che a forza di giocare alla sera e allenandosi poi ti dà dei risultati. Effettivamente su 12 che abbiamo portato, che abbiamo fatto un mezzo record, diciamo, 12 giocatori, alla fine due al tavolo finale non è male. E a proposito di record, detenete del Champions anche un altro record, no? Quello degli iscritti al Day 1 di questo Big Pot, che hanno pagato i 40 euro di iscrizione iniziale e oggi si stanno giocando almeno gli ultimi due ben 22.000 euro, un record che quindi vuol dire che il movimento lì è particolarmente ricco e vivo. Sì, 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 è abbastanza ricco. The Champion è una bella realtà, è uno, diciamo, siamo uno dei circoli a Genova che lavora molto e bene o male dopo questa esperienza da 40 euro che ci porta a giocarci 90.000 euro di montepremi, dove il primo premio è 22.000 euro, ma poi fossero anche 10.000 del secondo premio, non è mai, sempre con 40 euro la moltiplicazione è incredibile, cioè uno spende 40 euro, arriva a giocarsi 22.000 euro, ora la realtà è questa, che se li stanno giocando veramente. Sembra un sogno, ma invece è proprio così. Sono lì. È assolutamente vero, sogno che tra l'altro porta chi vincerà questa tappa insieme agli altri 9 a giocarsi anche Las Vegas. E parlando di Genova, ovviamente lì uno a Las Vegas è andato e ha portato a casa anche un bel risultato come Rocco Palumbo. Insomma, è una città particolarmente ricca di talento. Il nostro amico, oltre che concittadino, è bravo, abbiamo iniziato a giocare tanti anni fa insieme. Bene o male a Genova siamo in parecchi che frequentiamo questi ambienti, giocatori professionisti. E tra noi sono cresciuti tutti questi ragazzi che stanno andando molto bene, anzi forse ancora meglio dei vecchi, diciamo, no, no, fanno dei bei risultati. Tra l'altro altri due giovani ora stanno facendo il tavolo finale del side event, tra cui uno che lavora da noi come dealer. No, no, ma siamo contenti, tanta roba veramente. Vabbè, tu tra l'altro sei uno che di palcoscenici ne ha bazzicati dal punto di vista di poker tanti, anche con ottimi risultati. Come vedi questo scambio tra nuove generazioni del poker che frequentano adesso i low buy-in, ma chissà in futuro anche altro, e quella che dire vecchia generazione sembra brutto, però dai, vuol dire che insomma giocate a poker da tanto. Com'è questo scambio generazionale? È un cambio, proprio un cambio, altro modo di vedere il gioco, modo di pensare, di giocare le carte, di giocare le fiche, proprio un altro modo che io non saprei dire quale sia più vincente tra uno e l'altro. Chiaramente sono i risultati che poi possono parlare, perché secondo me il poker è l'unica cosa che può darci veramente un fine è il risultato. Cioè tu alla fine se vinci e hai fatto tanti tavoli finali, tanti risultati, vuol dire che alla fine il tuo metodo di gioco è vincente. Poi non conta, dal mio punto di vista non penso al re-raise, le pot-odds, tante di queste cose. Cioè io la vedo più da un punto di vista del giocatore proprio personale, che in base con chi gioca si esprime in un modo oppure se gioca piuttosto che in un altro. Poi tante cosine tecniche, chiamiamole, sono poco rilevanti al confronto invece di affrontare l'avversario in maniera da capire quanto puoi perdere, se sei veramente, non so, in una mano non ti senti sicuro, sai che la devi giocare, però puoi essere perdente, devi perdere il meno possibile. Se invece sei sicuro di vincerlo, ti senti sicuro, devi prendergliele tutte. Questa è la capacità poi del giocatore vincente, come del resto in tutti gli sport.
Tu da esperto giocatore fai anche un po', come dire, coach, chioccia questi giovani ragazzi? Sì, o... ma io non sono così, diciamo, presuntuoso, per me no. Secondo me io vorrei che si esprimessero al meglio con le loro capacità. Sì, magari qualche consiglio se me lo chiedono, ma io non entro mai a fare il professore. Ce n'è già tanti, ce n'è troppi, anche al mio circolo, anche persone che magari giocano da un anno sono già dei professori, perciò sinceramente preferisco evitare. Oh, se uno mi chiede un punto di vista, grazie, io ho fatto parecchi tavoli finali, addirittura una decina televisivi, bene o male ne ho fatti, però un po' di esperienza ce l'ho. Ma sinceramente penso che meglio del giocatore, di quello che ha dentro, nessun altro possa dargli un consiglio utile. Adesso presidente, un ruolo impegnativo, ma non è che ti distoglie troppo tempo dai tavoli da gioco? Certo, 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 mi sono un po', ho limitato la mia frequenza nei vari tornei, PT, PPT e tante cose. Ho uno sponsor che bene o male mi sponsorizza, che non so se posso, sì, sarebbe Vinci Tu, e io sono sponsorizzato da loro e gioco i tornei di Peoples, sono sponsorizzato tutti i tornei di Peoples, che sono bene o male una decina di tappe fra Italia e all'estero, e quelli bene o male cerco di trovare il tempo. Poi chiaramente in base al tempo che ho, tra l'altro ho un altro socio, altri soci che gestiscono come al circolo, che anche loro sono giocatori, perciò tra cui non so Garbarino, lo conosci, sì, sai, so che anche lui, e perciò anche lui bene o male ci dobbiamo dividere un po' gli impegni. Lui è molto più infiammato a frequentare, io mi sono un po' più tranquillizzato, perciò io bene o male mi faccio qualche tappa in meno, lui invece se ne fa parecchie, va a Las Vegas, va dappertutto, e io mi dedico più magari alla gestione del circolo. E adesso invece andiamo a tifare per i tuoi due ragazzi. Certo, grazie. Speriamo che vincano. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Grazie.